Se lei ora dovrà raggiungere la Romagna come farà? Dovrò fare il percorso alternativo che più o meno da, da, da persone che lo hanno già fatto è un'ora e un quarto in più rispetto a quello che impiegavamo prima. Disagi importanti per residenti e aziende che eh, hanno la loro sede nella Valtiberina Toscana e Romagnola e che ovviamente sono interessati dalla chiusura della E45, chiusura disposta dopo il sequestro penale preventivo del viadotto Puleto per rischio crollo. Qui ci troviamo alla Baschetti, azienda di trasporto pubblico che ha sede a San Sepolcro e che tra i suoi servizi ha proprio il collegamento tra la Toscana e la Romagna. È come un fulmine a ciel sereno, ovviamente, ma soprattutto per la gestione dei servizi pubblici perché ehm, si rischia appunto di eh, di dovere Restringere diciamo, il campo della nostra attività con tutte le conseguenze che ne può comportare, eh, inclusi i licenziamenti. Insomma. Per trasportare ad esempio alcuni studenti da Bagni di Romagna fino alla Valtiberina Toscana il percorso si allunga di circa 25 km ed un'ora e un quarto in più. Bisognava pensare prima a offrire un'alternativa, anche se magari disagevole, più lunga, eh, però un'alternativa ci deve sempre essere perché. Eh, in questa maniera eh, l'Italia è spezzata in due questa tiberina, vecchia Tiberina Trebisse la, la vecchia Tiberina, tiberina che, che una volta sarà una ventina d'anni che, che è chiusa che è in queste condizioni una volta io mi ricordo <ride> che andavamo con tutte le corse su per, su per quella strada lì e quindi potrebbe benissimo essere rimessa in funzione se non altro come ripeto come alternativa in caso di problemi come in questo caso un vertice straordinario in prefettura ad Arezzo è stato convocato per fare il punto della situazione. Presenti oltre ai sindaci anche le forze dell'ordine e i rappresentanti di ANAS che hanno annunciato l'imminente consegna di documenti. Un dramma insomma per la Valtiberina tutta. I sindaci si auspicano che il disagio di questi giorni, inevitabile, possa essere ripagato in tempi celeri con la tranquillità di poter viaggiare in strade sicure. E noi monitoriamo questi viadotti facendoli visitare alla protezione civile, ai funzionari provinciali dell'ANSA, tutti sono più di dieci anni bene? e credo che quel viadotto lì in quel punto sia in una situazione in cui ce ne sono probabilmente anche altri.